Ciao a tutti, sono con Alessandro Tartarini, presidente di Velocifero, che qui a ECMA 2022 porta quattro novità molto importanti. Alessandro, cominciamo da questo Oliver, che è quello che colpisce di più, se non altro come design, per originalità. Sì, abbiamo pensato a questo veicolo per il delivery, ma non solo. È un veicolo elettrico, perché diciamo che il nostro DNA oggi è veicoli elettrici, che vanno dal first mile al veicoli da trasporto, da commuting. Questo è un veicolo da trasporto pensato come un veicolo multiuso e customizzabile. Infatti abbiamo diversi accessori, come anche il roof sopra, per poterlo utilizzare tutte le quattro stagioni. Passiamo agli scooter e poi ci teniamo. Siamo davanti al Tennis, uno scooter sempre elettrico, come abbiamo anticipato, destinato agli ambiti urban. Esatto, è uno scooter classico sportivo, ha un motore 3000 watt 60 volt con due batterie da 20 ampere. È molto brillante e lo scooter ha un design, diciamo, sportivo ma classico. E alle nostre spalle troviamo il Jump, che ha linee decisamente più di rottura. Sì, diciamo che i veicoli elettrici ci permettono di poter spaziare maggiormente nel design, e il Jump ne è un esempio evidente di cosa si può fare con un veicolo elettrico. E non è di grandi dimensioni, ma ha un'ergonomia che anche le persone diciamo di alta statura possono comodamente usufruire di questo mezzo con tanto divertimento. La velocità massima di questo? 85 km all'ora. Quindi sì, c'è da divertirsi. Andiamo davanti al pezzo forte, la Race X. Okay. La Race X è un 5000 watt, 60 ampere di batteria, è un mezzo che arriva rapidamente ai 120 km all'ora, è divertentissima, un DNA molto sportivo, credo che non faccia togliere ogni... chi acquisterà Race X non avrà nessun rimpianto di aver scelto l'elettrico, anzi apprezzerà tutti i vantaggi di avere un veicolo elettrico. Prezzi e tempi di consegna? I prezzi, allora, il prodotto arriverà sul mercato a primavera avanzata del 2023 e saremo intorno ai 5000 euro, all'ordo degli incentivi. Grazie mille. Grazie a te.